Una volta presenti a Reggio Calabria in cosa della festa della Madonna della Consolazione, ecco, tanti cinquecentisti presenti non solo dalla Calabria ma diciamo anche dalla vicina Sicilia. Sì, sono venuti da Capodorlando, da Milazzo, da Messina e ringrazio tutti e devo dire dopo il grande successo del raduno di Scilla oggi ci troviamo qui per la decima mostra espositiva nella nostra amata Reggio in onore della Madonna della Consolazione. Io ogni anno gratuitamente facciamo questa mostra espositiva grazie al Comune, al Comitato Feste, a Marco Malara, e alla Della, al Sindaco, a tutti che veramente hanno creduto in questo progetto che da 10 anni stiamo portando avanti. Quindi non solo 500 ma anche auto d'epoca. Sì, si è inclusa qualche auto d'epoca, visto che qua a Reggio ospitiamo a tutti e non, diciamo, l'abbiamo allargato anche alle auto d'epoca. Tante macchine stanno arrivando ancora dalla provincia di Messina. E un grande evento stasera alle 8:15 faremo la sfilata lungo il Corso Garibaldi fino al museo e devo dire tante macchine e tanto... Enzo, non ancora continua il tour delle 7500 fino a ottobre, abbiamo tante altre iniziative, vero? Sì, ancora abbiamo tanta carne al fuoco sia sulla Ionica che sulla Tirrenica, ci stiamo organizzando, abbiamo avuto tante richieste dai presidenti di Proloco, dai comuni sia della Ionica che sia della Tirrenica e cercheremo quest'anno di accontentare un po' tutti come possiamo. Ecco, lei si avvicina alle 500, ecco, cinquecentista, ecco, una passione, come nasce questa? Guarda, non è una passione, però ricordo che è la prima macchina che ha avuto mio padre quando c'eravamo noi e quindi oggi mi chiedevo, ma come c'entravamo tutte una famiglia dentro la 500? Secondo me dovremmo ritornare di nuovo ad apprezzare i veicoli più piccoli, che ultimamente ci stiamo sempre allargando. E poi comunque è la macchina che ha caratterizzato il boom economico e in questo momento ci vorrebbe anche un ritorno a quei periodi. E poi la 500 secondo me è uno dei modelli della Fiat che fa sentire proprio grandi nello stesso tempo in spazi piccoli. Quindi oggi anche, fa parte anche di questa famiglia? Certo, assolutamente, ormai si cresce, ogni giorno diventiamo sempre di più appassionati alle 500 che dovremmo sempre di più valorizzarle. Penso che qualcuno forse ancora ce l'avranno nei garage ed è giusto aprire garage e ridare una nuova tinta differente. Dall'accento sempre siciliano? Sì, Catania. Arrivate da Messina? Noi arriviamo da Barcellona Pozzo di Cotto. Cinquecentisti. Cinquecentisti, però abbiamo anche un club a Santa Lucia del Mela, sempre là nella zona di Milazzo, e gli storici club del Mela. Abbiamo il club, facciamo dei raduni, veniamo anche qua a Reggio Calabria. Anche con l'amico Polimene, Enzo Polimene. Enzo Polimene, sì, un grande amico nostro, Enzo Polimene, che fa questi raduni. Ogni tanto veniamo qua a Reggio Calabria pure e facciamo. Ecco, vedo che ho intervistato qualcun altro siciliano della vostra città. Sì. Ecco, voi modificate queste auto? Sì, diciamo. Noi facciamo delle modifiche, sono tutte personalizzate, sia come interni, sia come motore. Ecco, iniziamo questa è una 500. Questa qua è del 73. Modificato. Questa qua è il motore è originale, però ci sono dei lavori fatti un pochettino con delle modifiche, perché questa qua monta il motore 600, cioè vuol dire 595, il motore cambio usciva come la 126. Quindi questa corre. Sì, corre, cammina bene, diciamo abbastanza. Poi poi l'interno come? Abbiamo personalizzato anche l'interno. L'ho personalizzato io, ho disegnato prima e poi studiato ed è fatto e messo in opera, diciamo, con tutti i lavori già che si vedono fatti a mano, diciamo, sono tutte cuciture fatte a mano con la pelle, sagomati, pannelli fatti, ricostruiti tutti, diciamo, no, è un prototipo più o meno, non si trova da nessuna parte così, perché è stata realizzata da me e ho messo anche la sigla nel sedile là. E davanti mentre... Davanti ho fatto, diciamo, tutto l'impianto nuovo con relè, poi c'è allarme, chiusura centralizzata, vetri elettrici che si alzano da soli quando lo chiudo. È stata un pochettino ridimensionata. Quando al tempo ci si mette su queste macchine? Sì, quando ho tempo mi dedico appassionatamente con queste macchine, diciamo. Grazie. Grazie a lei.